Buongiorno amore, ragazze, buongiorno. Allora, vengo da casa di mia figlia, siamo state insieme perché doveva sbrigare una commissione, quindi l'ho accompagnata, sono stata con la mia bimba e adesso la bambina l'ho addormentata, poi l'abbiamo messa nel sediolino. Che è una meraviglia, ragazze, mi ci metterei io. È un sediolino che si dondola da solo, ci sono delle musiche molto rilassanti, difatti, quasi quasi, appunto, mi ci sarei messa io, anche perché mi sta venendo un po' di sonno. Ragazze, oggi c'è una giornata praticamente estiva da poter andare al mare. Infatti, anche per questo abbiamo cambiato la bambina che era vestita un pochino più autunnale, con una tutina con le maniche lunghe, e invece c'è caldo, quindi l'abbiamo un po', alleggerita. Ok, ragazze, allora, che cosa mi raccontate? Per quanto riguarda la cameretta, mi è arrivato un altro messaggio da Mondo Convenienza e domani finalmente arriverà il materasso, così lo sistemiamo. Io stamattina, prima di uscire, mi sono fatta il letto, ho fatto la cucina, quindi letto fatto, cucina fatta. E qui niente, diciamo, qua siamo sempre un po' così, come dire, work in progress, e aspettiamo finalmente domani che arrivi questo materasso. Mamma mia, ma ragazze, guardate che mare che c'è, vedete il colore, che splendore, bellissimo. Questo potos mi sta venendo in mente di toglierlo da qui perché adesso qua ci andrà la poltrona, quindi mi sa che questo potos lo taglio un poco, taglio un pochino di foglie perché sono troppo lunghe e ci cambio posto. So già dove metterlo perché ho una pianta che si sta seccando, non so perché, e quindi magari ci cambio posto. Prima di scendere mi sono fatta pure il bagno, ora do solamente una rassettata, ragazze, e poi sapete che cosa voglio fare? Allora, oggi mi voglio prendere una giornata di non fare nulla, mi voglio finire la serie che mi sto guardando. Sto guardando una serie molto bella, anzi, ve la consiglio, sempre se avete Netflix, sto guardando Monster. Praticamente la storia di due ragazzi è una storia vera, due ragazzi che hanno ucciso, due fratelli che hanno ucciso i propri genitori perché subivano abusi di tutti i tipi, abusi verbali, abusi sessuali, e quindi poi diciamo questi ragazzi hanno ucciso i propri genitori. Comunque, se avete, vi ripeto, se avete Netflix, guardatela perché ne vale la pena. È una bella serie, diciamo, come dire, molto ricca di suspense, anche di colpi di scena, per tutta la durata. Io sono quasi alla fine, quindi oggi me la vorrei concludere. Grazie.